Fortnite Mobile sta per ritornare. Finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo avuto delle news davvero succose, ragazzi. Stavo navigando su Twitter per vedere qualche post, qualche tweet, ragazzi, e vedo questo tweet di Tim Sweeney, il CEO di Epic Games, che mette un tweet nominato The Next Year on iOS. Appena ho letto quel tweet, il prossimo anno probabilmente rivedremo Fortnite sui nostri dispositivi Apple. E ragazzi, mi è rimasta ancora la skin, se non erro, quella di Apple. Dov'era? Esattamente questa qui, ragazzi, eccola qui. Chi di voi si ricorda di questo torsolone in camicia, ragazzi? C'è tanta roba questa skin che l'ho vinta all'Apple Cup, dove si vinceva anche il cappellino, se ricordate. Attualmente non so nulla di quello che succederà a Fortnite Mobile, ma una cosa che so, ragazzi, è che hanno messo due metodi di pagamento. Hanno messo sia quello di Epic e hanno messo anche sia quello di App Store. In poche parole, voi ora potete decidere se pagare con Epic oppure pagare direttamente con App Store. Dato, ragazzi, che Fortnite ha messo il suo metodo di pagamento senza chiedere il permesso ad Apple, e raga, Apple si è infuriata, è successo un casino, sbadabem e sbadabem, tra avvocati e tutto il resto. Però fortunatamente ora si sono accordati. Già a sapere questa cosa, ragazzi, mi fa stare davvero tranquillo, perché io sono colui che ha sempre portato qui sul mio canale YouTube, ne sentivo la mancanza di ritornarci. Anche se ora vi dico, sono abituato a giocare da PC. Avendo passato da mobile a PC, ragazzi, ho capito che tutta un'altra cosa. Anche se il mobile resta una delle mie piattaforme preferite, non è una piattaforma da giudicare. Ho incontrato molti pro player che anche loro hanno quittato dato la rimozione di Fortnite. Quindi già sapere che hanno trovato un modo per accordarsi già è una cosa molto ma molto positiva. Io ora, ragazzi, non so se Tim Sweeney, come cavolo si chiama, scusa signor Tim se ho sbagliato a chiamarti, se ci sta prendendo in giro, se è un troll. Ragazzi, non lo so sinceramente. Anche il CEO stesso di Epic ci tiene un casino alla piattaforma mobile, quindi non credo stia scherzando, perché ragazzi, se scherzerebbe tutta la community si infurierebbe e succederebbe un casino, quindi non credo ci stia prendendo in giro. Non solo, ragazzi, Fortnite ha perso anche un casino di giocatori che giocavano proprio da telefono. Raga, la differenza di giocare da Apple e la differenza di giocare da Android, cioè raga, è tutta un'altra cosa. In poche parole, su Apple gli FPS li fai fissi, mentre su Android di solito gli FPS frame droppano. Praticamente, ragazzi, è ingiocabile. Provato anch'io dal telefono di mio fratello, perché anche il mio è un Huawei, non lo supporta. Magari se installerei Fortnite sul mio Huawei succederebbe soltanto, il mio telefono esploderebbe. E queste erano le news riguardanti Fortnite Mobile. Spero davvero di avervi fatto capire la situazione attuale di Fortnite Mobile. Quindi, ragazzi, vi invito ad iscrivervi, lasciare un pollicione in su sotto questo video, ma non solo, di seguirmi su Instagram per restare molto molto più aggiornati riguardante i nuovi video su queste news. Fate quel che è tutto, peace, alla prossima, let's go! Wow.